Match interessante quello che sta per andare in scena qui al Parco dei Principi. Come c'è ovviamente Lelio Adani, che saluto e che è già pronto, prontissimo per il commento tecnico. Match che mette in palio i primi tre punti della stagione di UEFA Champions League. È fondamentale partire bene. Gara tutta da seguire questa. Oh, Pier, era ora. Finalmente si gioca, dai. E c'era grande curiosità per vedere all'opera queste due squadre al loro esordio nei gironi della UEFA Champions League, eh? L'obiettivo di entrambe è fare bene e tornare a casa con un risultato positivo. Tre punti sarebbero ovviamente l'ideale per cominciare alla grande. Il Paris è certamente fra le squadre più attese, più importanti dal punto di vista tecnico di questa UEFA Champions League. Vuole cominciare bene subito con una vittoria in questa fase a gironi. È la prima di sei partite a disposizione per centrare la qualificazione agli ottavi. Farlo come prima del girone garantirebbe un sorteggio in teoria più morbido. Tecnico del Paris che ha deciso di affidarsi a questi 11 dal primo minuto. Gigio Donnarumma tra i pali. Linea difensiva composta da Kimpembe con Marquinhos, Neymar insieme a Leo Messi a centrocampo e davanti Kylian Mbappé, unica punta. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scenderanno in campo gli ospiti. Si schierano col 3-5-2, centrocampo dunque particolarmente folto, fondamentale il contributo dei due esterni nelle due fasi. Modulo adottato da parecchie squadre ultimamente, Pier, capace di garantire solidità in mezzo al campo. Ma anche squadre che debuttano ufficialmente dalla fase a gironi di questa UEFA Champions League. Contrasto efficace. L'arbitro concede il vantaggio, attacca il Paris Saint-Germain. Occhio all'avanzata di Messi. Neymar. Difende bene il pallone Neymar e aspetta l'arrivo dei compagni. Fischia l'arbitro per una posizione irregolare. Ha avuto troppa fretta di avventarsi sul passaggio e ha capito di essere in fuorigioco quando ormai era troppo tardi per rientrare. Danilo. Brutto cliente per tutti, Mbappé capace di far girare la testa a qualsiasi difesa. Quando ha la palla non sai mai quello che può inventarsi. Sa scambiare con i compagni, sa puntare all'avversario, nello stretto, nel lungo, sa concludere. È un attaccante, direi, meravigliosamente completo. Messi. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Ecco Rabiot. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Paredes. Possono sfruttarla per andare in vantaggio. Salva tutto con questo intervento. Nuno Mendes. Paris che prova a spingersi in avanti. Lottin. Non un granché questo rinvio. Decisivo l'intervento del portiere che evita un gol sicuro. Si è salvato in extremis, io l'avevo già vista dentro. Sceglie di battere corto. Messi. Suggerimento interessante nell'area avversaria. Palla pericolosa, bravissimo qui.
L'arbitro lascia il vantaggio. Milik è in buona posizione. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Parata eccezionale questa! Giusta la decisione dell'arbitro, che non ha interrotto l'azione, adesso mostra il cartellino giallo. Occhio al corner, ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Marco Verratti. Palla su Verratti. Punta la porta. Hakimi. Mbappé. Può colpire da lì. Devia la conclusione. Possono ripartire, attenzione. Occasione d'oro, 1-0, primo gol fondamentale, ora vediamo se reagiranno. Possiamo rivedere il gol da un'altra angolazione. Guarda come l'ha colpita bene Pier. È uscita fuori una conclusione secca, potente, nulla da fare per il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. C'è pressing ma difende palla. Paredes. Milik. Traversone controllato senza problemi. Nuno Mendes. Marco Verratti. Possono colpire di rimessa. Efficace il possesso del Paris Saint-Germain. Sventa il pericolo. Azione interrotta. Attenzione a Messi. C'è la respinta, pallone ancora buono. Pericolo sventato. Portiere grande protagonista nell'occasione precedente. Sembrava battuto e mai riuscito a salvarsi con una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Quadrado. Appoggio su Quadrado. Paredes. Super Ciccio Donnarumma qui. Al corner, la mette fuori su questo corner. Paredes, palla gol importante. Palla che si è virata fuori dallo specchio, ha sfiorato i legni. Verratti, la domestica Neymar, Lottin, Verratti, occhio al pallone alto, possibilità, la controlla ma occhio alla marcatura, salvataggio sulla linea,
Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Evita il tackle. Bappé dice di no con una super parata. L'arbitro aveva visto, aveva lasciato proseguire e adesso ecco il cartellino giallo. Il corner di Neymar in mezzo. Perin super da pochi passi. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la collina in bocca. Il mister si dispera in panchina. Hanno sprecato l'occasione del pareggio. Batte corto. L'appoggia al compagno dei 16 metri. Tiro deviato. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Ha fatto molte cose buone. Si riparte, gara valevole per la prima giornata di Champions. Paredes. La legge bene Sergio Ramos. Lottin. Scelgono il fraseggio, ma forse dovrebbero alzare un po' il ritmo se vogliono trovare il pari. C'è spazio per la ripartenza. Partono in contropiede, c'è spazio. Cross in area. Uscita tempestiva del portiere che ferma tutto e recupera il pallone. Kimpembe. Hakimi. Hakimi. Mbappé. La gioca profonda Mbappé. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Cambio dunque è un modo per dare un messaggio anche psicologico ai giocatori a caccia del pareggio. Sceglie la soluzione corta. Attenzione a Messi. Eccolo la rete del Paris Saint-Germain che trova la parità. Questo gol merita di essere rivisto, per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. A spazio, pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. L'appoggio su Ken, pallone interessante in aria e il portiere dice di no. Duello molto fisico per il possesso di palla. Kostic, Manuel Locatelli, si mette bene sulla linea del passaggio, intercetta palla. Girandola di emozioni in campo oggi, Pierre. Le due squadre non si stanno certo risparmiando tiri, giocate spettacolari, ce n'è per tutti i gusti. Fossero tutte così le partite, dov'è che devo firmare? Ken, attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Gestita male la ripartenza, pallone perso.
perdono palla. Ecco Rabiot, palla molto interessante. Rabiot, tiro respinto. Mbappé usa bene il corpo qui per difendere il pallone. Ha spazio Mbappé, occhio ai compagni. Locatelli, pallone in rete e rimettono la freccia grazie a questo gol. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Vedremo la reazione, se ci sarà, del Paris Saint-Germain. Messi. Rafinha. Ecco Mbappé. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. Arbitro che tira fuori, ecco qui il cartellino giallo. Ha rischiato molto Pier, dovrà fare attenzione, eh? Se non si controlla corre il pericolo di abbandonare il campo in anticipo. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. Prova a sorprendere il portiere, attenzione, palo, non è finita. Interviene e libera. Ottima l'idea di Kane verso il compagno. Poteva nascere qualcosa di interessante, attenta alla difesa. Nuno Mendes. Rafinha. Leo Messi. Parik prova a spingersi in avanti. Efficace il possesso del Paris Saint-Germain. Ecco Sarabia. Efficace la copertura della difesa che si salva. Hanno metri a disposizione. Cuadrado. Paredes. Occhio al cross. Rabiot. Gioca nei 16 metri. Ken si conferma un talento assoluto, le gambe qui non hanno tremato. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno, non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. È stato fermato dal difensore. Ecco Rabiot. Ecco Ken. Poteva andare in porta, rischia il giallo qui, vediamo cosa decide. Sostituzione del Paris Saint-Germain. L'arbitro qui, insomma, forse ha sbagliato, Lele, che dici? Sembrava da rosso diretto. Anch'io ho avuto la stessa impressione, Pier. L'unica spiegazione che riesco a darmi e che non l'abbia giudicato una chiara occasione da rete. Posizione interessante, ma il portiere c'è. Ancora 120 secondi alla fine. Occhio al tentativo in campo aperto. Ecco Sarabia. La gioca profonda a Mbappé. Si salva la grande Perin qui. Il corner di Neymar in mezzo. Attento Bonucci che spazza. Sergio Ramos. Grande possibilità. E c'è il palo. Perin, ma non è finita.
Rafinha. Mbappé. Conclusione murata. È tutto per oggi, inizio incoraggiante per loro, debuttano con i 3 punti nella fase a girone. Hanno rotto il ghiaccio, nel migliore dei modi, eh? Sono una delle squadre favorite per il passaggio alla fase successiva della UEFA Champions League e oggi l'hanno dimostrato. Da sottolineare la sua partita, si diceva alla vigilia che stesse attraversando un buon momento e lo ha ribadito con un'altra buona prestazione. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo.